E siamo tornati, come vi dicevo, ho abbassato la abbassando la canzone. Dicevo che Lottbli ha segnato al 41esimo minuto, portando l'Amburgo nuovamente in vantaggio 2-0. 2-0. Però il primo è stato un autogol di La Soga del Dortmund. Dico che il gol, ecco, Nizza. Spostiamoci a Nizza, ancora non mi dicono Nizza, spostiamoci a Nizza, velocissimo, dobbiamo essere a Nizza dobbiamo essere, torneremo a Nizza, subitissimo Nizza, subitissimo Nizza, il Nizza, gol, sì, gol, ma ho visto c'è il 2-0 del Nizza, sì, autogol di Yangambiwa. Autogol di Yang Ambiwa, che è stato uno dei grandi talenti del, anche da Yang Ambiwa, ha segnato il suo gol. Yang Ambiwa, che grande classica Yang Ambiwa. Che classica Yang Ambiwa, andarsi a fare un autogol a Yang Ambiwa non è corretto, Yang Ambiwa. Gambino, no, mi sa che sia autogol, però mi chiedo scusa, forse ho fatto un errore perché Amburgo c'è stato il rigore che ha dato la soga è il rigore. Quindi il primo gol dell'Amburgo si è realizzato da un giocatore dell'Amburgo che è la soga. Come si fa con le dirette? Si fa diretta gol, sono diretta sport, multisport, noi facciamo multisport, e noi stiamo vedendo che l'Inizio andiamo a vedere l'Amburgo in vantaggio 2-0, mi sa che ha finito il primo tempo l'Amburgo, mi comunicano in cuffia, nella cuffia mi stanno comunicando dalla regia che è finito il primo tempo ad Amburgo. Bacco di Sardegna di Sassari 23, da Russa Faka Dobus 30, Panathinaikos BC 29, Lokomotiv Kumba Krasnodar BC 33, finito il primo, finito il secondo quarto, adesso c'è l'intervallo. L'intervallo della partita, mentre Banco di Sardegna Sassari ha proprio andata a 25, appena 25 è finito anche il primo tempo, di il primo tempo andiamo a ripescare il Banco di Sardegna di Sassari, andiamo a ripescare. Qua. Siamo per ripescare Sassari, è finito, a Sassari stiamo per ripescare Sassari, perché siamo proprio per ripescare Sassari. Semplici, andiamo a vedere se è ripreso il secondo tempo della partita dell'Avellino, andiamo a vedere qui che andiamo da 25, da Russa Faka Dobus 32, noi 32, noi andiamo a cerchiare il tennis, perché il tennis sono le finali, le fasi finali maschili del tennis, e sono cose che ci interessano tantissimo, perché ci sono i nostri due bravi.